La coppia formata da Valentina e Tommaso è stata la prima a cedere, nella seconda puntata di Temptation Island. La donna confessa, ci vuole coraggio. Arrivano da Witty TV le prime parole a caldo dei diretti interessati. Valentina e Tommaso sono stati i primi a dirsi addio, già dopo due puntate, mettendo un punto definitivo alla loro complicata storia. Già nella prima puntata il pubblico aveva potuto scorgere l'insofferenza del giovane, anche se di fatto Valentina non era andata oltre una chiacchiera in piscina. Mi sono sempre comportata bene, con queste persone fantastiche. Ma la gelosia patologica di Tommy non ha retto, e ha trovato con il passare dei giorni sempre più conforto tra le braccia della single Giulia. Me lo aspettavo, lui non ha accettato che io mi divertissi, e, stata proprio al freddezza dell'ex ormai fidanzata a far rimanere male Tommaso, che dal canto suo ha percepito dalla reazione di Valentina di aver fatto la scelta giusta. Non ha nemmeno pianto, prima non era così, ha farfugliato mentre lasciava il falò della rottura definitiva. La donna intanto, dall'alto dei suoi 40 anni e dall'alto della sua esperienza, non si è scomposta, dopo il comportamento di Tommaso. E, successo quello che mi aspettavo, ha confessato a Witty TV, io mi sono comportata là dentro come una principessa, ma a lui non arriva questo. Conclude poi la donna. Visto che ci vuole del coraggio a stare con un ragazzo più giovane, io lo sapevo che nel futuro prossimo tra qualche anno poteva succedere. Un finale dunque non poi così a sorpresa per Valentina.